termina 3-3 una partita combattutissima tra Piedimulera e Quaronese. Da segnalare che prima del fischio di inizio si è tenuto un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci. La cronaca. La prima azione degna di nota si registra al decimo. Corner dalla destra di Alex Squillaci, in guscio sul secondo palo, controlla di petto e va in rovesciata. La palla termina di un soffio, alta sopra la traversa. Rispondono gli ospiti al tredicesimo, con Dura che si ritrova tutto solo a centro area, ma la sfera fa la barba al palo lontano. Al diciottesimo, cross dal vertice sinistro dell'area di Montagnese. Colombo di testa spizza e Ivan Squillaci da due passi spedisce di poco a lato. Il risultato si sblocca alla mezz'ora grazie ad un corner dalla destra su cui scaturisce una serie di rimpalli in area piccola. La sfera impatta su De Tomasi e scivola in rete per l'1-0 Vercellese. La Quaronese al 33esimo va vicinissima al raddoppio. Diani ruba palla a centrocampo e innesca sulla destra Medana. La retroguardia di casa è scoperta, Medana chiude il triangolo con Diani che sul dischetto anticipa Balzare in uscita, ma il palo gli nega la gioia del gol. I gialloblu tentano la reazione al 37esimo con Alex Squillaci che serve sulla sinistra Lavelli. Il numero 9 di casa entra in area e scocca un diagonale che lambisce il palo. Al rientro dagli spogliatoi al quinto gli ospiti colpiscono ancora. Palla dentro di Ferraris, vittone di testa prolunga per Medana che sbuca alle spalle di tutti e con un tiro al volo spedisce alle spalle di Balzari. La risposta del Piedimulera arriva al 14esimo. Ennesimo corner di Alex Squillaci, a centro area svetta in guscio, incornata perfetta all'angolino. I ragazzi di Mister Poma si revitalizzano e dopo un solo giro di orologio potrebbero pareggiare i conti con Ivan Squillaci che serve centralmente va da là. La sua spizzata di testa impatta sulla traversa. La gara si accende e nei minuti seguenti si vedono diverse azioni da gol. Al 16esimo Mainini dalla lunghissima distanza va di un soffio a lato. Al 19esimo Alex Squillaci trova sottoporta in guscio che da due passi non trova il tapin vincente. Sul fronte opposto al 23esimo De Zuani a giro sfiora l'incrocio e al 27esimo ci vuole un doppio miracolo di Balzari che è prodigioso prima su Ferraris e poi su De Zuani. Gli ossolani al 29esimo agguantano il pareggio. Lancio di Alex Squillaci, sponda aerea di Spanò e va da là, dal limite dell'area esplode un diagonale che buca Vivone. Piedimulera vicino al ribaltone al 32esimo, ripartenza fulminea di Spanò che allunga per Montagnese, cross sul secondo palo dove Lavelli è completamente smarcato ma manda clamorosamente a lato. Nei minuti finali succede di tutto con tanti episodi da moviola. Al 37esimo penalty per la Quaronese per un fallo di mani in area di Alex Squillaci che scatena le proteste gialloblu. Sul dischetto si presenta Medana che spiazza Balzari per il 3-2 Vercellese. Al 44esimo sono gli ossolani a lamentare un presunto tocco di mani in area, ma questa volta il direttore di gara lascia correre. Sulla ripartenza vercellese da segnalare l'espulsione di Montagnese per fallo da dietro. I ragazzi di Mister Poma al 52esimo in 10 pareggiano una gara che sembrava ormai chiusa. Fallo ai danni di Lavelli e rigore per gli ossolani tra le rimostranze degli ospiti. Dagli 11 metri in guscio realizza il definitivo 3-3.